preparato questa scheda cercando così di raccontare il sinodo attraverso alcune parole che, come si vede sulla scheda, hanno anche un riferimento preciso ad alcuni numeri del documento finale e non a tutto, quindi non è tutto, il documento finale è abbastanza ampio e mi pare che l'intenzione del documento finale più che, sì certo, anche di dare delle linee di pastorale giovanile, però raccogliendo il frutto del dibattito, ecco, quindi non è una sintesi, nel senso che mi pare, insomma, se il Papa poi farà l'esortazione apostolica, dovrà piuttosto, magari, almeno secondo me, non è che il Papa ascolterà i miei consigli, ma comunque secondo me dovrà cercare di individuare quegli elementi fondamentali, magari meno descrittivi, meno abbondanti sulle diagnosi e più precisi nell'indicare qualche priorità, qualche strumento, qualche forma di aiuto ai giovani per la loro fede e il loro discernimento vocazionale. Il documento invece riassume, mi sembra in modo equilibrato, quello che i padri sinodali e anche i giovani presenti al sinodo come rappresentanti dei giovani e anche poi gli esperti che hanno collaborato, ecco, il frutto dell'evento sinodale mi sembra ben rappresentato da questo documento e quindi anche con una certa genericità oppure con una certa aspetto descrittivo, no? Di dire ma in certe parti del mondo è così, in certe parti è cos'ha, in certe parti è ancora diverso, quindi se avete letto o leggerete il documento finale vedrete che ci sono appunto questa varia fenomenologia che è logico, dovendo parlare di tutti i giovani del mondo, una riserva, una critica forse a questo documento è che comunque risente molto della visione occidentale, della visione europea e nordamericana, ecco, della problematica, anche se non mancano riferimenti specifici a situazioni diverse, però ecco, mi pare che il punto di vista è rimasto un po' eurocentrico, diciamo, almeno così questa è la percezione. Allora io ho messo giù 10 parole cercando di, secondo me, le cose più caratteristiche e naturalmente in queste 10 parole non mi limito a riferire quello che c'è scritto già nel documento, ma mi sembra opportuno che anch'io dica come io ho partecipato all'elaborazione di queste riflessioni e anche il mio punto di vista, per quanto appunto così quello che sono riuscito. Io però partirei dall'ultima parola che è le novità di questo sinodo. Cioè le novità di questo sinodo, cioè vuol dire quello che a me sembra abbia caratterizzato questo sinodo magari rispetto ad altri e qui io mi sono permesso di segnalare queste 4 novità che per alcune delle quali forse non sono tanto novità nel nostro contesto e altre invece sono effettivamente nuove. La prima è come è stato costruito il sinodo e come è indicata la sua recezione e come è stato costruito. Questo Papa Francesco l'aveva fatto anche per quelli sulla famiglia, però qui ha avuto, mi pare, una attenzione alla recezione di quelli che i giovani dicono, quelli che addetti alla pastorale giovanile di tutto il mondo dicono, con una consultazione preliminare che è stata prolungata più di quasi 2 anni,
che è stata studiata in modo scientifico, cioè hanno preso un gruppo di esperti di, non so, di statistica, di analisi dei questionari che sono arrivati online e poi dei contributi dei giovani o delle chiese locali che hanno fatto pervenire, e quindi l'instrumentum laboris è frutto non tanto di un ufficio del Vaticano, che è quello che appunto è responsabile poi della gestione del sinodo, la segreteria del sinodo, ma è frutto in gran parte della consultazione, e anche il documento finale esplicitamente impegna le conferenze nazionali e le singole chiese locali, quindi anche la nostra diocesi o la regione Lombardia, vedremo, a applicarlo, a usare questo testo per tradurlo in impegno pastorale ordinario. Ecco, quindi questa fase, no, che il sinodo quindi non è solo l'assemblea sinodale, ma è anche la consultazione preliminare ed è anche la ricezione locale, ecco, poi sono praticamente tutto il sinodo, è tutto qui, è tutte queste parti, e la Costituzione apostolica che ha riformato il sinodo ha proprio anche ratificato, definito che così deve essere il sinodo, quindi non soltanto concentrandosi sull'assemblea dei vescovi, per quanto quella sia il momento celebrativo più intenso e anche che deve essere anche un po' più conclusivo, cioè, ecco. Quindi questa è la prima novità. La seconda novità è l'insistenza sulla coessenzialità di pastorale giovanile e pastorale vocazionale, cioè si dice tutta la pastorale giovanile è orientata al discernimento vocazionale. Questo slogan, che forse nella nostra diocesi è presente già da parecchio tempo, però ecco, lì è stato ritenuto come una delle acquisizioni irrinunciabili dell'assemblea sinodale. Una terza novità è quella della missione nel mondo digitale, cioè del rendersi conto che come poi dirò ancora magari citando alcuni tratti della discussione sinodale, comunque rendersi conto che se c'è una cosa comune a tutti i giovani della terra a questo punto è la frequenza con cui attingono informazioni e quindi anche si fanno un'idea del mondo da internet, da tutti i vari strumenti di comunicazione che hanno una potenzialità straordinaria, tanto è vero che anche nei paesi più poveri, insomma, pur con le difficoltà di accedere a internet, che in alcuni posti naturalmente sono ancora presenti, però sostanzialmente anche i vescovi di tutto il mondo convenivano nel dire i giovani di oggi sono abituati a vivere nel mondo digitale, quindi dipendono da lì per le informazioni, dipendono da lì per farsi l'idea del mondo, dipendono da lì anche per le categorie spazio-tempo, che non sono più quelle fisiche che noi abbiamo sempre sperimentato, ma la possibilità di rapporti, di conoscenze, anche di scambi di opinione, di scambi di insulti o di esaltazione di personaggi, ecco, tutto questo mondo è digitale, è virtuale, e quindi la missione in questo mondo è una novità che mi sembra sia abbastanza evidente, è la responsabilità di abitare, che la Chiesa abiti questo mondo lanciando i suoi messaggi, ecco, che non si accontenti di vivere la sua missione prescindendo dal luogo in cui i giovani abitano, sapendo che è una Babilonia piuttosto incontrollabile, tuttavia anche a Babilonia bisogna annunciare il Vangelo. Quindi questa è un'altra novità. Un ultimo aspetto che mi sembra significativo è questo tempo per il discernimento,
che detto così è un po' generico, quindi non si capisce perché dovrebbe essere un'utopia, una proposta operativa, il punto di domanda che io ho messo, però come lo intende il documento, cioè come un momento particolare della vita di un giovane in cui interrompa o comunque viva in un modo diverso la sua vita per un'esperienza di vita comunitaria, per un'esperienza di impegno di vita spirituale particolare, per un'esperienza di servizio ai poveri o di attività di servizio. Ecco, quindi che appunto in alcune formulazioni più precise era immaginato proprio come un anno per il discernimento, quindi una sorta di anno di noviziato, di seminario, di monastero, comunque ecco, di vita comune, di vita spirituale, di vita di carità. Ecco, quindi questo sì sarebbe una novità clamorosa se in tutto il mondo si fosse offerto a tutti i giovani che lo desiderano un anno in cui appunto vivono in modo particolare in vista del discernimento. Ecco, quindi quello che in molte nostre comunità si fa, no? Di fare la settimana di vita comune o il periodo di vita comune, che a Milano è abbastanza frequente, in alcune parrocchie lo si fa tradizionalmente, però quella è una settimana, qui si pensa a un periodo, è un tempo indefinito in quanto riguarda il documento, però che potrebbe essere invece anche considerato come un tempo abbastanza prolungato, e quindi questo è naturalmente utopia, perché questo farebbe pensare a dove, chi, con quali risorse, quali condizioni si può immaginare non tanto la vita comune di una settimana accampati in un oratorio, in una sala predisposta, ma in una struttura che evidentemente deve ospitare un certo numero di giovani.